Qualche giorno fa in un video vi ho parlato di come è possibile trasformare il nostro smartphone in una carta di pagamento e quindi di inserire i dati della nostra carta di credito o carta di debito all'interno dello smartphone per effettuare pagamenti in mobilità. Quindi entrando in un negozio non dovrete più appoggiare la vostra carta al POS, ma potrete direttamente appoggiare lo smartphone. In tantissimi mi avete chiesto un approfondimento e di indicarvi una banca, un servizio compatibile con queste due tecnologie, Apple Pay e Google Pay, e che fosse gratuita e facile da gestire. E dato che all'interno di quel video vi ho parlato della mia carta N26, sono qui per parlarvi proprio di questo servizio. N26 ha quindi voluto sponsorizzare questo video per permettermi di raccontarvi meglio perché utilizzo la loro carta nella mia vita quotidiana per gestire le spese di tutti i giorni e soprattutto come riesco a farlo sia con Apple Pay che con Google Pay. Quindi, bando alle ciance, iniziamo subito, vi spiego perché vale la pena iscriversi a N26 e soprattutto come farlo in soli 8 minuti e in maniera completamente gratuita. Ma facciamo un passo indietro, che cos'è questa benedetta N26? No, N26 non è soltanto una carta, ma è una vera e propria cosiddetta mobile bank, una banca virtuale che non si appoggia ad un'altra banca preesistente e che soprattutto non ha filiali fisiche, quindi non abbiamo necessità di andare in un posto nella vostra città per andare ad aprire il conto, ma possiamo gestire tutte le operazioni, soprattutto anche l'apertura del conto stesso, direttamente da web e con il nostro smartphone. Ma perché dovresti aprire un conto N26? Beh, se stai guardando questo video, probabilmente è perché stavi cercando una soluzione gratuita e facile da gestire per pagare con il proprio smartphone attraverso Apple Pay oppure attraverso Google Pay. Ma in realtà ci sono tanti altri vantaggi, ad esempio, essendo un tradizionale conto corrente con carta di debito, ci permette di tranquillamente sostituire un conto tradizionale che magari è poco smart, che non ha un'applicazione, che ha un sito web fatto male, e qui invece abbiamo l'esatto opposto. Oppure è semplicemente la cosa migliore da fare nel momento in cui si sta cercando un secondo conto da aprire, che può essere appunto gestito con lo smartphone quando magari il nostro conto principale non ha questo tipo di funzionalità. Oppure magari stiamo cercando una soluzione semplice per mandare soldi ad amici e parenti quando se ne ha la necessità senza passare attraverso un bonifico che magari è più lento. Beh, quindi come si apre un conto di N26? Beh, l'operazione è davvero semplice e richiede meno di 10 minuti per essere portata a termine e soprattutto è completamente gratuita. Attraverso il link presente in descrizione qua sotto vi potete immediatamente iscrivere ad N26 e completare la prima parte di procedura sul vostro computer, quindi comodamente con mouse e tastiera. Per quanto invece riguarda le ultime conferme, dovrete passare dallo smartphone andando a fotografare il vostro documento e quindi andando a fornire una prova pratica che siete voi quelli che state cercando di aprire il conto. L'applicazione è ovviamente gratuita ed è disponibile sia per Android e iOS. Una volta effettuata la procedura, la banca vi comunicherà che è pronta a spedirvi la vostra carta di debito Mastercard gratuitamente al vostro indirizzo di casa. Dicono che ci vogliono fino a 14 giorni, ma a me in circa 5 giorni con corriere è arrivata direttamente alla porta di casa. Ma quindi come va poi nel quotidiano N26? Beh, secondo me funziona davvero molto bene per tutta una serie di motivi, il cui primo è forse il più stupido, ma mi piace comunque sottolinearlo. La carta di debito Mastercard che vi arriva a casa è davvero figa, è semitrasparente, purtroppo sono costretto a coprirne metà per non farvi vedere i numeri che ci sono scritti sopra, però è molto molto carina e soprattutto fa un effetto particolare. Il secondo motivo per cui apprezzo N26 è l'applicazione, come vi ho detto prima, disponibile per Android e iOS, è anni luce avanti rispetto alle applicazioni delle banche tradizionali, ci permette di gestire tutte le operazioni direttamente dal nostro smartphone e soprattutto ha una funzione che mi piace un sacco. Con N26, infatti, ogni volta che andremo ad utilizzare la carta per effettuare un pagamento, l'applicazione lo andrà a categorizzare in maniera completamente automatica, andando quindi ad assegnare un tag e una categoria alla spesa che abbiamo appena effettuata e poi andando a fine mese a creare delle reportistiche di come abbiamo speso i nostri soldi e anche soprattutto di dove li abbiamo spesi, nel mio caso in troppi aperitivi al bar sotto casa. Ci sono poi un altro paio di cose che mi piacciono molto. La prima, la funzionalità Moneybeam, che ci permette di spostare dei soldi oppure di richiedere dei soldi ad un altro utente N26. In questo modo, se volete ad esempio rimborsare un amico per la pizza che vi ha appena pagato al ristorante, lo potete fare e i soldi vengono trasferiti direttamente in tempo reale, quindi non ci sono tempi di attesa. Altra cosa che mi piace molto è la funzione Spaces, che ho sempre voluto sul mio conto principale, che è una banca molto famosa e molto importante, ma che non offre questo tipo di funzionalità.
possiamo creare degli spazi dove andare a mettere magari dei soldi da parte che quindi non vogliamo toccare, se ad esempio vogliamo farci un regalo, seppure vogliamo pagare delle vacanze. Ovviamente i soldi vengono bloccati in maniera completamente virtuale, se quindi si ha necessità di accedere ai fondi di questo spazio lo possiamo fare e prendere tutti i soldi che si vuole, ma è interessante notare che magari se si ha una sorta di luogo dove mettere dei soldi, un piccolo deposito, si riesce a raggiungere i nostri obiettivi più velocemente. Ma la cosa che ho apprezzato di più è il totale controllo che si ha sulla propria carta di debito. Infatti questa è una cosa che ho apprezzato moltissimo, perché avere questo livello di controllo mi rende molto più tranquillo, specialmente quando viaggio. Infatti con l'applicazione possiamo andare a gestire la propria carta fisica e virtuale come più si vuole. Si può ad esempio bloccare la carta direttamente tramite l'applicazione, si può cambiare il PIN al volo se se ne ha necessità, si può richiedere una nuova carta se magari si è smagnetizzata o seppure si è rotta o l'abbiamo persa, ma possiamo anche addirittura bloccare certe specifiche funzionalità della carta. Io ad esempio utilizzo la mia carta N26 con Apple Pay e Google Pay nei negozi, e quindi ho bloccato l'opportunità di utilizzarla per i pagamenti online e anche per i pagamenti all'estero, perché ad oggi mi trovo in Italia, non ho necessità di spostarmi nel breve periodo, e quindi se qualcuno mi dovesse rubare la carta la potrei bloccare direttamente attraverso lo smartphone, e soprattutto non potrebbe utilizzarla per nessun tipo di pagamento effettuato online oppure effettuato all'estero. Se poi il conto base non vi dovesse bastare, potete decidere di passare al conto Black da 9,90€ al mese oppure al conto Metal da 16,90€ al mese, che offrono tutta una serie di coperture aggiuntive, specialmente quando ci si trova all'estero oppure quando si noleggia un'auto. Se non avete però bisogno di queste opzioni, potete rimanere tranquillamente con il conto gratuito che vi potete aprire attraverso il link presente in descrizione qua sotto. Insomma, io spero di aver soddisfatto una vostra domanda, quella di trovare un conto con pochissime, anzi con zero spese, facile da gestire, che sia totalmente compatibile con Apple Pay e con Google Pay. Fatemi sapere se vi siete iscritti, fatemi sapere se utilizzerete N26. Un saluto e al prossimo video per itball.com. Andrea Ricci.